Sembrava una polemica passeggera, ma è diventato un caso, coi frontalieri che assediano Cantello a caccia di parcheggi, la sosta selvaggia, la pioggia di multe, i feroci attacchi al sindaco. Ho subito attacchi personali, offese, insulti, minacce di tutti i tipi, che non sono assolutamente più tollerabili e non ho più nessuna intenzione di tollerare. Detto questo, Catella ricostruisce la vicenda attribuendo il boom di parcheggiatori alla fine del telelavoro e alla convenienza dei posti auto. La fermata di Gaggiolo è inserita all'interno dell'abbonamento arcobaleno che viene comprato, che copre, diciamo, la rete ferroviaria e dei trasporti pubblici in Svizzera, e quindi ovviamente ha una tariffa più agevolata rispetto alle fermate di Induno e Arcisate, che comunque hanno dei parcheggi molto più ampi del nostro, sono comunque hanno delle situazioni diverse e che potrebbero benissimo essere utilizzate. Quindi adesso inizio anche a spiegarmi il motivo per cui Gaggiolo fosse davvero così preso d'assalto da parte dei lavoratori frontalieri. A breve nascerà un'altra area da 70 posti, ma sarà l'ultima. Ma io sono convinta che anche quei 70 posti auto non risolveranno la situazione, ma daranno solo un piccolo alleggerimento, perché a mio avviso più parcheggi tu andrai a realizzare, più te ne verranno richiesti. Perciò passo e chiudo, anche perché, per dirla con uno slogan, prima i cantellesi. Il mio compito, credo, o comunque il compito di un sindaco, sia quello assolutamente quello di tutelare il territorio e la cittadinanza che rappresenta, non quelli di altri comuni, e quindi non verranno più realizzati parcheggi ulteriori.